Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con il Fatto. Oggi parliamo di un tema di assoluta attualità, vale a dire la patente a punti per le imprese. È infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio nelle scorse ore il decreto varato dal governo che non produce alcun rinvio circa la data di entrata in vigore di questa normativa che servirà a favorire la sicurezza nei cantieri dell'edilizia. La patente a punti per le imprese, infatti, entra in vigore dal prossimo 1° ottobre, martedì, in tutti i cantieri d'Italia. Ecco, è una notizia importante, c'è anche una accelerazione voluta dal governo e chiesta anche questa misura un po' da tutti, anche dalle stesse imprese, come vedremo. E commentiamo questa fase, io immagino anche un po' convulsa di organizzazione, con un addetto ai lavori che è il presidente di Formedil, Chieti Pescara, l'ex scuole edili che si sono insomma riunite per dare concreta formazione al personale dell'edilizia. Carlo Cericola, buonasera, benvenuto nei Buonasera a nostri voi. studi, grazie per aver accolto il nostro invito perché le chiediamo notizie su cui anche voi in queste ore frenetiche state cercando anche chiarimenti, spiegazioni, modalità applicative. So che avete fatto un incontro proprio ieri nella vostra sede, ma c'è da dire che a differenza di quanto si potesse pensare, sono le imprese stesse che si sono rese conto dell'importanza di questa disposizione in un momento in cui i temi purtroppo della sicurezza nei cantieri di lavoro all'ordine del giorno della cronaca nera, sempre più negli ultimi tempi, Presidente. Beh sì, questo strumento nasce fondamentalmente per arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro, che purtroppo nell'ultimo tempo hanno una tendenza al rialzo, sia in edilizia, cito anche l'agricoltura, però nel nostro specifico settore nell'edilizia. Questo strumento introduce la patente a punti che viene attribuita ad ogni singolo operatore che interviene nel cantiere edile, quindi sia nell'impresa strutturata ma sia anche nell'operatore singolo, faccio un esempio di un elettricista oppure di un posatore di pavimenti singolo. E questa patente appunto entrerà in vigore il 1° ottobre con diciamo, la richiesta che si fa tramite un portale dell'Ispettorato del Lavoro e verranno attribuiti inizialmente 30 punti. Ovviamente questi punti possono essere anche aumentati nel tempo, magari anche a seguito di formazione, di implementazione, di certificazione e altro, però vengono decurtati quando c'è un fenomeno, soprattutto un incidente che può essere diciamo, con inabilità permanente oppure anche mortale, vengono detratti dei punti e si può arrivare fino alla sospensione dell'attività. Quando si arriva a meno di 15 punti, c'è la sospensione dell'attività, quindi il fermo dell'attività. Diciamo, sono previste anche detrazioni per anche omissioni, per intenderci un punteggio non a norma o altre caratteristiche dove vengono tolti 2 punti, 4 punti, 3 punti e quindi può costituire, diciamo, veramente una preoccupazione nel condurre di nuovo l'attività, perché potrebbe portare alla sospensione dell'attività. Io ritengo che sia un ottimo deterrente perché anche tante altre norme che ci sono fatte bene, però in certi casi, devo dire con molta franchezza, vengono qualche volta disattese e quindi ritengo che questo strumento può costituire, diciamo, un paletto fermo per far riflettere sul concetto della sicurezza, che è un concetto importantissimo, va rispettato, soprattutto per la tutela dei lavoratori, ma anche per il buon nome dell'impresa, anche per la regolarità dell'attività che uno svolge. Prima domanda che riguarda i costi di attuazione di questa normativa. Le imprese nel nostro territorio saranno preparate ad adeguarsi in tempi così brevi? E anche quanto costerà poi mettere a norma tutto? Allora, Mediamente, insomma. sì, il costo per l'impresa per attivare Dovrebbe essere zero perché è dovrebbe zero stare perché si tratta in regola. soltanto di inserire dei dati che uno già dovrebbe avere. La norma, la 81, già c'è e quindi già si presuppone che tutti dovrebbero essere allineati a questa. Ritengo che qualche sacca di non conformità ci sia e questa sarà l'occasione per sanarla perché comunque sono obbligati tutti. Non costa nulla, basta inserire questi dati.
E per esempio il DURC, il documento di regolarità contributiva, c'è anche, diciamo per la prima volta, anche il DURF, che è un documento di regolarità fiscale, quindi oltre alla parte sicurezza deve essere in regola anche con imposte e tasse, che dovrebbe essere comunque una regola. Seconda domanda alla quale lei ha parzialmente già risposto nella sua esaustiva introduzione. Secondo lei è efficace anche nella misura in cui in questa regione è scarso il numero del personale addetto alla vigilanza nei cantieri e ci sono sempre interventi purtroppo dopo che avvengono gli infortuni e gli incidenti? Sì, questo è un fenomeno che abbiamo affrontato diverse volte sia con ANCE che con Formedil, confrontandoci con le autorità di controllo, che sono diciamo, principalmente le ASL e l'Ispettorato del Lavoro, che purtroppo hanno il problema della carenza di organico. Ci sono delle province, come per intenderci quella di Chieti, che è una provincia vastissima, e effettivamente il personale a disposizione di ASL e l'Ispettorato del Lavoro per il numero di cantieri aperti non è sufficiente, nonostante la buona volontà. C'è diciamo, questa carenza e quindi il fatto di non poter coprire tutto il territorio con una capillarità che meriterebbe effettivamente, perché poi si instaura nella cultura di qualche impresa, il fatto che uno non li vada a controllare ci si abituano, nel senso che invece se ci fosse una frequenza maggiore di controlli uno diciamo, si orienterebbe in maniera diversa. Allora le faccio la parte cattiva della domanda, si fa questa legge per poter risparmiare ancora sui controlli? No. Per i controlli mi risulta che a livello nazionale sarà un'implementazione a breve anche di personale, quindi anche un infittimento dei controlli. Per il fatto della patente a punti è vero che sarà un ulteriore deterrente, per me molto molto importante. È bello vedere che le imprese si autoresponsabilizzano in una situazione che a volte appunto le mette sul banco degli imputati quando accade un incidente. Quanto è importante la cultura della prevenzione e della formazione, soprattutto nell'edilizia, che è un po' il vostro mestiere? La cultura della prevenzione e della formazione dovrebbe essere il fulcro dell'attività d'impresa. E noi come Formedil di Pescara, che facciamo parte di una rete nazionale, Formedil nazionale, e siamo presenti in tutta Italia, e abbiamo diciamo, la formazione in edilizia, noi fra l'altro siamo un ente paritetico, siamo formati da parte datoriale, ANCE e dai sindacati, quindi diciamo, è un ente di formazione importante. E la formazione è importante, ma io dico, lo ribadisco spesso, in Italia purtroppo ci sono dei formatori che non formano, nel senso dove c'è una formazione leggera e una formazione fatta solo sulla carta. E vi faccio un esempio, cioè non puoi attestare la formazione di un montatore di ponteggi senza avergli fatto la pratica, una formazione precisa, e poi mandarlo il giorno dopo a montare un ponteggio. Quello farà danni, nel senso creerà problemi. Da noi la formazione è vera, seria, ci sono degli esami finali e se uno non è idoneo, non è idoneo. Vi voglio fare un esempio per farvi rendere conto di come diciamo, svolgiamo il nostro lavoro. Da noi tempo fa abbiamo fatto un corso di formazione per macchine operatrici, per intenderci gli scavatori da usare in cantiere, e un ragazzo ha fatto tutta la formazione teorica, è andato tutto bene, quando è arrivata la pratica, cioè andare sul mezzo per cominciare a manovrarlo, e non ci riusciva, era frenato, non riusciva, e quel ragazzo purtroppo non ha potuto superare l'esame. Diversamente, con un ente di formazione leggero, quello avrebbe avuto l'attestato, andava a lavorare in un cantiere con quelle resistenze e difficoltà, ecco, e poteva fare danni. Mi viene da chiederle, ma per esempio molti incidenti purtroppo hanno visto come vittime di ferite, anche di decessi tirocinanti, ma non c'è il rischio che la formazione dure addirittura un po' più del periodo del tirocinio, perché poi sono quasi tutti contratti che scadono per interventi diciamo a spot, tutta gente che poi non rimane come lavoratore nell'edilizia ma vive in questo settore una fase del proprio percorso di ricerca di lavoro. È ovvio che nel campo dell'edilizia c'è comunque sempre un turnover molto molto assiduo e quindi c'è, questo fenomeno esiste. È certo che la formazione che diamo noi, ma che danno anche altri enti seri,
presuppone, diciamo, una formazione, un avvio, dopodiché quando si va in cantiere bisogna essere affiancati a chi ha esperienza, avere anche entusiasmo a farlo e a rispettarlo. Noi diamo la base, le condizioni iniziali per poterlo. Ed è anche vero che in tanti che hanno superato la formazione, che hanno iniziato a lavorare in edilizia, ci sono rimasti, perché il messaggio che soprattutto Lance ha voluto negli ultimi anni anche pubblicizzare, abbiamo visto anche degli spot fatti molto bene, è che lavorare in edilizia anche da semplice operaio è fonte di un reddito molto molto interessante anche per i giovani. Questo sì, per un lungo periodo abbiamo cercato di recuperarlo, soprattutto come Ance Abruzzo, e abbiamo fatto anche degli spot pubblicitari per incentivare i ragazzi a avvicinarsi all'edilizia, perché per un periodo c'è stato, diciamo, questo esodo di massa, perché effettivamente per tante persone è un lavoro dove c'è polvere, diciamo, si lavora col caldo, col freddo. C'è una percezione sbagliata anche nella scala sociale del lavoratore. Sì, abbiamo cercato di recuperarla, esatto, anche con buoni successi, perché comunque c'è l'entusiasmo di fare un qualcosa, di vedere un qualcosa di realizzato. Faccio un esempio: un ragazzo nell'edilizia che poi si occupa del restauro di un immobile di pregio e lo vede finito, dove ha dato anche la sua opera, cioè c'è anche la componente della soddisfazione. Di grande gratificazione. Sì. Tornando alla patente a punti, ci sono altri due soggetti che vengono inevitabilmente responsabilizzati dalla entrata in vigore di questa norma, non soltanto l'impresa ma anche il committente, perché il committente, qui si apre veramente uno scenario su cui c'è molto da riflettere, a volte pensa di poter risparmiare scegliendo l'impresa e tagliando proprio sulla sicurezza come fattore economico. Questo sì, è un fenomeno che soprattutto nel settore privato, perché per quanto riguarda le opere pubbliche il discorso è un po' diverso. Sul privato diciamo si instaura una sorta di concorrenza sleale, cioè, tra chi calcola gli oneri della sicurezza, per intendersi se lavora in un edificio, parliamo di ponteggi, linee vita, viabilità, approntamenti di tutti i presidi di sicurezza per garantire appunto la sicurezza nel cantiere e lavorare senza, prevenendo qualsiasi incidente. Però purtroppo ci sono delle imprese che eludono questi passaggi, fanno diciamo, ponteggi un po' arrangiati con vari, oppure lasciano buche aperte e tutto il resto, e togliendo oneri della sicurezza si risparmia. Spesso qualche committente preferisce risparmiare più che andarsi a accertarsi che quegli oneri occorrono e debbono essere compensati in maniera adeguata. Il terzo, ma io ritengo forse il principale protagonista di questa partita, è il lavoratore stesso. C'è bisogno di una formazione continua per adeguarsi alle norme sulla sicurezza e rispettare i criteri della patente a punti su cui l'impresa vigila a sua volta rispetto ai comportamenti del suo personale? La formazione continua c'è, lo prevede anche la norma, che sono i famosi corsi di aggiornamento. Non è che uno ha fatto un corso per conduttore o montatore di ponteggi e se lo tiene a vita. C'è comunque periodicamente, a seconda del settore specifico, un aggiornamento, cioè rinfrescare la memoria e anche aggiornarsi se c'è una nuova norma, un altro dispositivo e tutto il resto. Purtroppo qualche difficoltà noi la incontriamo anche con del personale di una certa età. E con la famosa frase io l'ho sempre fatto e è andata, esatto, bene. Però io dico ti è andata bene per fortuna, per casualità, però può darsi pure che ti capita una volta e non potrai raccontarlo, diciamo, glielo metto in maniera estrema per fargli capire la gravità di quello che potrebbe accadere. Abbiamo un minuto, vorrei che venisse sottolineato, ma si è capito anche dal tenore delle risposte, come le imprese che spesso si lamentano della burocrazia, delle leggi, dei lacci e lacciuoli, su questo tema invece abbiano fatto fronte comune anche con i sindacati e quindi ci sia, ovviamente con il governo. Quindi non ci siano state nemmeno tante proteste, mi pare di capire, Cericola, rispetto al fatto che comunque è andata in vigore subito, si sono bruciati i tempi. Non è questo il problema che le aziende hanno posto? No. Il discorso della patente a punti è stato condiviso in maniera unanime da tutti, anche perché quando si parla di sicurezza lì non è che ci sono strade alternative. E parliamo delle imprese sane. E parliamo delle imprese sane, non è che ci sono, diciamo, alternative. Quindi è stato condiviso da tutti. L'unica cosa, che un appunto che faccio,
e che la chiamo legge all'italiana perché il provvedimento è abbastanza datato e il regolamento di attuazione e anche la circolare dell'ispettorato diciamo, sono stati emanati la scorsa settimana, quindi praticamente la solita corsa al fotofinish e do qualche numero. Cioè, ritengo che forse può darsi pure che il sistema dell'ispettorato del lavoro dove si va a richiedere la patente vada in tilt, perché in tutta Italia ci sono circa 900.000 imprese che dovranno richiedere la patente a punti e in Abruzzo ne sono 19.000. Quindi ci sarà, mi auguro che sia stato istituito un sistema... Un fine settimana caldissimo per caldissimo, i sistemi informatici, sì, e per l'informazione e la comunicazione, che è anche il nostro mestiere, per cui noi la ringraziamo di aver dato queste informazioni importanti appunto a questa platea così importante di imprese e anche e soprattutto di lavoratori. Grazie Carlo Cericola, Presidente Formedil Chieti Pescara, e grazie ai nostri telespettatori. Appuntamento alle prossime occasioni con Il Fatto.